Santa Faustina Kowalska è stata lo strumento con il quale il Signore ha voluto ricordare al mondo il mistero dell'amore misericordioso di Dio verso ogni uomo. Faustina nacque nel 1905 a Glogowiec, in Polonia, e fu battezzata con il nome di Elena. Proveniva da una famiglia contadina molto povera e numerosa, e Faustina si distinse fin da piccola per la sua bontà e per l'amore verso la preghiera. Era docile ed obbediente, sensibile e generosa nei confronti dei poveri. A soli 7 anni sentì la chiamata del Signore davanti al Santissimo Sacramento esposto sull'altare. A 16 anni iniziò a lavorare al servizio di famiglie benestanti e, superando l'avversione dei genitori, che le negarono più volte il permesso, a 20 anni entrò nella congregazione delle suore della Beata Vergine Maria della Misericordia, dove ricevette il nome di Suor Faustina. Gesù l'ha prescelta per un grande compito: far conoscere nel mondo la grande misericordia di Dio per tutti gli uomini e quindi diffondere nel mondo il culto della Divina Misericordia. Questo culto ha fondamentalmente 2 aspetti. Il primo è la fiducia verso Dio, cioè la speranza che Dio ci può salvare, ci può aiutare in ogni nostra difficoltà, anche se il peccato ci sovrasta, purché siamo umili e pentiti per le colpe commesse. Il secondo è la misericordia, che è quella immensa di Dio verso tutti gli uomini che la invocheranno e che ciascuno di noi deve usare nei confronti del prossimo. I cieli cantano la tua grandezza, Dio, e tutto il creato ti loda. O Dio, grande e meraviglioso, che vuoi che tutti gli uomini siano salvi, tutti, anche il peccatore più grande. Tu ci hai fatto sapere che ogni peccato può essere perdonato all'uomo che con fiducia si rivolge a te. Il mio cuore è stracolmo di tanta misericordia per le anime e soprattutto per i poveri peccatori. Oh, se riuscissero a capire che io sono per loro il migliore dei padri. Dal tuo cuore trafitto sulla croce, oh Gesù, uscirono 2 raggi di luce. Entrambi i raggi uscirono dall'intimo della tua misericordia. Tali raggi riparano le anime dalla collera di Dio. Beato colui che vivrà alla loro ombra, poiché non lo colpirà la giusta mano di Dio. Nell'Antico Testamento mandai al mio popolo i profeti con i fulmini. Oggi mando te a tutta l'umanità con la mia misericordia. Non voglio punire l'umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringerla al mio cuore misericordioso. Tutte le anime che invocheranno Dio con queste parole saranno ascoltate. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, per i peccati nostri e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi. Scrivi: sono 3 volte santo ed ho orrore del più piccolo peccato. Non posso amare un'anima macchiata dal peccato, ma quando si pente, la mia generosità non ha limiti verso di lei. La mia misericordia la abbraccia e la perdona. Con la mia misericordia inseguo i peccatori su tutte le loro strade ed il mio cuore gioisce quando essi ritornano da me. Dimentico le amarezze e sono lieto per il loro ritorno.
di alle anime che non pongano ostacoli nel proprio cuore alla mia misericordia, la quale ha un grande desiderio di operare in esse. Desidero, ha detto Gesù a Santa Faustina, che tu conduca tutte le anime alla fonte della mia misericordia, affinché attingano forza, refrigerio ed ogni grazia. Ogni giorno condurrai al mio cuore un diverso gruppo di anime e le immergerai nel mare della mia misericordia. La mia misericordia agisce in tutti i cuori che le aprono la porta. Sia il peccatore che il giusto hanno bisogno della mia misericordia. La conversione e la perseveranza sono grazie della mia misericordia. Le grazie della mia misericordia si attingono con un solo recipiente, e questo è la fiducia. Più un'anima ha fiducia, più ottiene. Sono di grande conforto per me le anime che hanno una fiducia illimitata, e su tali anime riverso tutti i tesori delle mie grazie. L'immagine di Gesù misericordioso riproduce la visione che Santa Faustina ebbe a Plock il 22 febbraio 1931. Gesù stesso chiese di dipingere un quadro con la scritta «Gesù, confido in te». L'immagine rappresenta Cristo risorto con le stimmate e due raggi che escono dal cuore di Gesù. Sono contento quando chiedono molto, poiché è mio desiderio dare molto, anzi moltissimo. Mi rattrista invece se le anime chiedono poco, comprimendo i desideri dei loro cuori. Gesù mi ha spiegato come devo recitare la coroncina della misericordia. La coroncina della misericordia si recita usando la corona del rosario, recitando un Padre Nostro, un'Ave Maria, il Credo. Poi, sui grani del Padre Nostro, si recitano queste parole. Ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Sui grani dell'Ave Maria si recitano le seguenti parole. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per finire, si ripete per tre volte. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Oggi il Signore mi ha detto, figlia, quando ti accosti alla Santa Confessione, a questa sorgente della mia misericordia, scendono sempre sulla tua anima il mio sangue ed acqua, che uscirono dal mio cuore e nobilitano la tua anima. Quando vai alla confessione, sappi che io stesso ti aspetto in confessionale. Mi copro soltanto dietro il sacerdote, ma sono io che opero nell'anima. Lì la miseria dell'anima si incontra col Dio della misericordia. Di alle anime che da questa sorgente della misericordia possono attingere le grazie unicamente col recipiente della fiducia. Se la loro fiducia sarà grande, la mia generosità non avrà limiti. I rivoli della mia grazia inondano le anime umili. Signore, ho paura che tu non mi possa perdonare un così gran numero di peccati. La mia miseria mi riempie di terrore. Hai vinto, Signore, con la tua bontà il mio cuore di pietra. Oh Signore, sento che è discesa la grazia e la pace nella mia povera anima. Sento che la tua misericordia, Signore, è penetrata in me da parte a parte. Mi hai perdonato più di quanto io osassi sperare. Thank you.
prima di venire come giudice giusto, vengo come re di misericordia. Prima che giunga il giorno della giustizia, sarà dato agli uomini questo segno in cielo. Si spegnerà ogni luce in cielo e ci sarà una grande oscurità su tutta la terra. Allora apparirà in cielo il segno della croce e dai fori, dove furono inchiodati i piedi e le mani del Salvatore, usciranno grandi luci che per qualche tempo illumineranno la terra. Ciò avverrà poco tempo prima dell'ultimo giorno.